Bella. Sta a posto? Se non so fare una cosa. No, ci hai giocato ieri sera. Piazza la mitragliatrice. Non ti io, no, l'hai fatto ieri sera, basta. Mi ammazzo tutti. Ragazzi, basta. Vabbè, è bella. Bella. Siamo tornati con un nuovo video, sono le fuoco. Siamo granas più le stampelle. Esattamente. E niente. Sono due anche loro. Questa è la fuck numero, non mi ricordo. C'era scritto solo fuck. Sì, tipo, comunque tipo 13 mi pare, qualcosa del genere, più o meno. Sì. Sì. Queste fuck escono oggi. Oggi è domenica. Escono oggi, no, non vedi. Escono oggi, sono uscite oggi, quindi nel momento in cui lo sta guardando è oggi. È molto strana come cosa, vero? Come però, sempre di solito. È oggi. Quando guardate il video è sempre oggi. E oggi è domenica 7. E tu che sei di Roma, l'anima degli meglio mortacci tua, perché stai a guardare video invece che essere venuto a raduno? Pezzo di merda. Capito? Noi siamo tutti là a giocare a calcetto e tu sei l'unico down che ne è venuto. Pensa, pensa che in questo momento io ho appena fatto una skill. Ho appena fatto un gol sotto al 7 e te invece stai qua a guardare video. Pezzo di merda. E comunque se non sei venuto oggi ti aspettiamo a Roma Tube. Esattamente, che sarà il 22. E in descrizione c'è tutto. Agab. Vabbè, possiamo partire con le domande invece. Continuare con le cazzate. La prima domanda ce la fa. Allora, la prima domanda ce la fa Armando Armstrong Deriso. E non ho letto la domanda, quindi devo riaffacciarmi. No, quale personaggio vorresti essere? Ah, ok. Se fossi un... No, in un videogioco. In quale videogioco vorresti vivere? Esattamente, in quale videogioco vorresti vivere? E posso dire una cosa? La risposta è notate, scontata. Notate, è più lunga nome che la domanda. Sì, infatti. Deriso. Siamo tornati. Secondo me dopo aver appena litigato con la vicina. È stato un piccolo disguido tecnico, tattico. Che sozzuzzi. Vabbè, e la domanda era sì, se dovessi vivere in un videogioco, in quale videogioco vorresti vivere? E la risposta penso che per me sia abbastanza scontata, che è GTA San Andreas, perché è veramente figo, sarei tipo il negro del quartiere che controlla tutta Grove Street. C'è solo una piccola cosa? Perché non sono negro, lo so, però comunque fare il bianco del quartiere finto negro, capito? Quindi papam. Magari non essendo zoo, sarebbe un po' più caruccia come cosa. Lui, Crash Bandicoot. Vuole essere un Bandicoot. Però buono. Dentro FIFA. No. Ah, vorrebbe far calciatore lui, giusto. Vabbè, lo mette se tipo figurina Ultimate Team, cazzi vari. Quale videogioco vorresti vedere? Quello là è un calciatore vero che l'hanno messo in un videogioco già. Quindi non è che dovresti essere un calciatore, quindi dovresti voler essere un calciatore per farti mettere in FIFA. Perché che totti che hanno messo, non è che oddio voglio vivere dentro FIFA e quindi hanno messo dentro FIFA, è un calciatore famoso che l'hanno messo dentro FIFA. Sì, la differenza è che a tua non è stata fatta la domanda in quale ho capito. Però dovresti essere prima un calciatore famoso, quindi mi dispiace. Vabbè, allora dovresti prima essere un bandito per vivere dentro GTA. No! Perché GTA fa come cazzo te pare, è un videogioco, cioè FIFA invece che... no, è un ologramma. Sì, ma è basato sul calcio reale. GTA non è basato su guerra tra Ballas e Grove Street, cioè capito? Cioè la vita reale. Prossima domanda. Ciao. Allora, Roberto Valenti, che salutiamo. Bella. Grande, guarda, bella Robby. Guarda. Hai visto che ti penso? Ci chiede cosa ne pensate dell'abbigliamento di Frax durante Roma Inter. Diciamo che è stato molto chic. Più imbarazzante di un cross di Piris. Mamma mia, davvero. Cioè, più imbarazzante della Nokia, perché la Nokia è veramente un uomo imbarazzante. E con la coerenza di Osvaldo. E comunque basta, io mi sono rotto il cazzo con YouTube e basta. La vicina gli ha dato la testa. Tutto pure male. Vabbè, la prossima domanda. Federico Arnoldi ci chiede: se foste una sedia, quale culo vorreste avere seduto e vedi 100.000 volte quello di Jen Selter? E se non sapete chi è, andate a cercare. Tu? Ci sto pensando. Emily Ratajkowski. Ratajkowski. La ruscia di Blue Lines. Che non è ruscia, però vabbè. Comunque sì, quella quanto è bella. Però se sei fa dita è ruscia. Madonna, grazie al cazzo, vedi se ruscia se te fa dita. Vedi che la è ruscia. Vabbè, comunque, non so, se qualcuno la conosce, magari qualche parentela lontana, me la presenti, perché io me la sturo e me la sposo. Invece dipende quale prima. Dato che oggi è la giornata di se foste. Alice Poco ci chiede: se voi poteste essere un Pokémon. Ancora non è così. Se voi poteste. Se voi poteste. Perché sto pensando ancora al culo di. Oh, se voi poteste avere un Pokémon, quale Pokémon vorreste avere tutto per voi? Porca troia, non era difficile. Quale Pokémon voi?
Io vorrei avere un ditto. Un ditto perché così si trasforma in tutti i posti. Così si trasforma in Gen Center. Invece faccio se stesso. E io Charmander, proprio così cucina lui. Hai capito? Cioè gli lancia la roba, è cotto, tutto cotto. Prossima domanda. La prossima domanda ce la fa Matteo Frigioni. Matteo Frigioni che dice: se che persona vorreste essere in un universo parallelo? Oggi è tutto vorreste essere. Che persona vorreste essere in un universo parallelo? Rispondete, vi prego, cuoricino, ti rispondo col cazzo. Io vorrei essere la zebra che attraversa sulle strisce fatte di umani. E io la banana che scivola su una buccia d'uomo. Che è molto. Oppure una, molto cipolla che, una cipolla che piange affettando un uomo. Affettando un uomo, no. Giusto, è giusto. Oppure una carota che si mangia un coniglio, boh, qualsiasi cosa. Oppure una margherita che fa mamma non mamma con gli uomini. Capelli de uno, capito? No, è figo, sì, sarebbe. No, comunque. Boh, una banana che scivola. Oppure una macchinetta che si mette a recitare davanti a un uomo. Ah, capito, nel senso cioè non noi riprendiamo la reflex del fan video. Sì. La reflex è niente. Sai come si chiama reflex? La reflex. Bella ragazzi. Poi sotto c'è il traduttore. Bella ragazzi. Oggi per vedere un nuovo video. Può bastare. Col pezzo di merda di Alessandro La Monica dice. Siccome. Dice, oh Xenic, salta con noi! Salta con noi! Salta con noi! Dai, salta! Questo. Chi non salta Interis, no, chi non salta della Roma è, chi non salta della Roma è, no, è. Posso, vabbè, posso chi non salta della Juve è, è faticoso. Vabbè, niente, grazie. Magari ti si rompe ti si rompono le gambe anche a te della capilla, te lo auguro con tutto il coniglio. Il video è finito, vi ricordiamo che questo video è uscito alle 15, ok? Sono le 15. Se tu sei. Perché ho fatto 7? Sono le 15. Se tu sei di Roma, hai appena visto il video, appena uscito il video, si saranno fatte più o meno le 15:10, 15:15, sei stoppato, non lo so, ti sei fatto. E tu che hai fatto, Romano? Non sei venuto perché ti sei visto, stai vedendo la Lazio? No, vabbè, la Lazio che perde? Penso di no. Comunque, se hai appena finito il video, sai di questo cazzo di raduno. Basta, basta, me ne mando. Ma con cazzo, basta. Spengi questo cazzo di PC dopo aver visto quest'altro e vieni al fottuto raduno. Non ci vedi, stanno ancora niente. Là. Hai non capito? Stanno a Benino, stanno. Devi venire. Capito? Stronzo. Spacco il traffico. A canna un altro taxi. Io faccio questa stampella. Yeah.